Presidente del Consiglio dei Ministri, è iscritto a parlare il deputato Paolo Grimoldi. Grazie Presidente. Io ringrazio il Presidente del Consiglio per questa relazione dove in buona parte non si può che essere d'accordo e condividere. Sottolineo anche che purtroppo sfugge alle cronache dei nostri giornali e delle nostre televisioni che preferiscono a volte parlare di gossip o riportare, che so, le intercettazioni telefoniche più variopinte, quando invece il merito di tante importanti decisioni ormai viene preso a livello europeo. Ma di questo a livello mediatico sui nostri organi di stampa si riporta ben poco. Io parto dalla tematica dell'energia, condividendo in pieno l'investimento sulle rinnovabili, su cui noi dobbiamo puntare, ma anche sottolineando che noi dobbiamo concludere tutti quei collegamenti internazionali per avere la possibilità di avere molteplici fornitori. E lo dico per due ordini di motivi, perché l'investimento energetico riguarda soprattutto il nord del paese, le regioni del nord, per due ordini di motivi. Il primo, di carattere ovviamente meteorologico, dove fa più freddo e dove, guardando il saldo commerciale di quello che viene pagato dalle famiglie del nord per l'energia, è evidentemente oneroso. E il secondo, perché nel nord del paese sono radicate le nostre aziende, che quindi hanno bisogno, per essere concorrenziali, di un'energia più a buon mercato rispetto a quella che purtroppo oggi paghiamo, essendo la realtà d'Europa che più paga l'energia, gravando così sulle nostre imprese, e in un momento di crisi il saldo commerciale che il nostro paese paga per l'energia si fa sentire parecchio. È ovvio che bisogna anche cercare di sfruttare i nuovi strumenti, tipo lo shale gas, sul quale però noi, come al solito, rischiamo di arrivare lunghi, di arrivare impreparati. Gli altri paesi stanno facendo investimenti, altri paesi mediterranei hanno già preparato le piattaforme, i rigassificatori. Noi anche su questo siamo un po' indietro nel poter sfruttare anche nuovi mezzi che si prospettano a disposizione per poter cercare di abbassare il costo dell'energia. Però vede, sulla questione per la quale per le quali lei andrà al Consiglio d'Europa, la Lega le sottolinea una cosa di carattere storico, perché oggi siamo annoverati tra uno dei paesi che fa fatica, che non si comporta benissimo nei conti pubblici europei. Però noi le vogliamo ricordare che quando, fino a qualche giorno prima l'ingresso nell'euro, noi avevamo un marco tedesco, che oggi ci vengono a dare lezioni, che valeva circa 1.300 lire. Loro sono entrati nell'Unione Europea, nell'euro con un valore di cambio di 998 lire, quindi svalutando di un 30-35%. Noi siamo entrati nell'euro a 1.936 lire, rivalutando quindi circa del 43%. Per un paese manifatturiero come il nostro, e per un paese manifatturiero di manifattura più pesante, ma anch'esso manifatturiero come la Germania, è stata una rivoluzione copernicana. La Germania ha avuto una ripresa economica basata sull'export, di cui ancora oggi si avvale grazie a questa svalutazione dell'ingresso nell'euro. Le nostre piccole e medie imprese sono andate avanti un po' per inerzia, ma dopo 10 anni oggi pagano lo scotto di questa pesantissima rivalutazione. Ed è da notare che all'interno del mercato unico europeo dell'euro, al manifatturiero tedesco, l'unica realtà che faceva, e io dico fa ancora, concorrenza è il manifatturiero italiano, in particolare quello padano, che da sempre hanno tenuto alto il valore delle nostre esportazioni. E oggi, se siamo in crisi, è per colpa di questo aspetto, e per il quale bisogna cercare di far valere le nostre ragioni per tornare a poter utilizzare un po' più di risorse sui nostri territori. Un'ultima cosa. Lei prima parlava, appunto, tra i vari punti del manifatturiero a 360 gradi in Europa. Le facciamo notare una cosa: non è che quando pone questo problema, che so, il Presidente degli Stati Uniti Obama, dove ultimo di una lunga serie ha deciso di mettere i dazi doganali per
Sul fotovoltaico, visto che prima parlavamo di energia, lui diventa lo stratega e il faro nella nebbia della lotta contro la crisi internazionale, e quando i dazi doganali li propone la Lega noi siamo medievali. Cioè, dobbiamo cercare di calibrare bene le cose per capire quelli che sono gli interessi comuni. Visto che lo fanno anche gli Stati Uniti, qualche domanda su questo punto me la porrei. E chiudo sottolineando che noi abbiamo presentato una risoluzione in accordo comunque con la maggioranza di punti assolutamente condivisibili, aggiungendone però uno che penso che sia fondamentale e che in termini di discussioni di carattere europeo in questo Paese non si è mai affrontato, e cioè che le scelte che vengono portate a livello europeo siano condivise con la gente, col popolo, attraverso lo strumento referendario, cosa che non si è mai fatta, cercando di imporre invece alla gente le scelte che venivano prese a livello massimo europeo senza mai chiedere loro l'opinione e la consultazione. Quindi nella nostra risoluzione chiediamo di avvalerci anche degli strumenti referendari per chiedere l'opinione del popolo, come in una democrazia compiuta si dovrebbe fare. Grazie.